Milano. Buongiorno amici, oggi siamo in compagnia di Renato, che insieme al suo cugino Ettore è l'anima e titolare del piccolo bar. E ci tengo a sottolineare che è importante ascoltare il parere dei commercianti, dei nostri piccoli imprenditori, per capire quali siano le criticità, ormai sono sotto gli occhi di tutti, perché l'emergenza sia sanitaria che economica non è finita, quali siano le criticità che d'ora in avanti si troveranno ad affrontare. Quelle che hanno affrontato le conosciamo già, perché Renato e Ettore sono tra coloro che non sono nemmeno andati in vacanza per cercare di recuperare tutto il guadagno che è stato perso nei mesi di lockdown. Certo. E non sono nemmeno andati in vacanza, quindi le criticità che hanno affrontato le conosciamo, ma insieme a noi cerchiamo di capire quali sono le criticità che si trovano ad affrontare, si troveranno ad affrontare d'ora in avanti, e quali invece potrebbero essere i giusti aiuti concreti che dovrebbero e che devono ancora arrivare da parte del governo. Sì, buongiorno Terry, intanto ti ringrazio di darci questa possibilità di comunicare con te, che sei sempre presente sul territorio. E andando dritto al problema, sì, effettivamente, parlando di noi commercianti, bisogna ricordare sempre il fatto che dopo questo lungo periodo di lockdown, che evidentemente tutti abbiamo passato, e per noi è stato effettivamente molto pesante. Ma le cose non sono finite qua, i problemi non sono finiti qua, un piccolo aiuto ci è stato dato in quei mesi di chiusura totale. Voi siete tra quelli che hanno preso i 600 euro? Sì, 600 per marzo, 600 per aprile. E allora, che cosa ci avete fatto con i 600 euro, visto che comunque portare avanti un'attività di questo genere, un bar che ha delle spese vive e che ha delle spese anche fisse, io credo che con 600 euro forse siete riusciti a pagarci due bollette, forse ma una? Diciamo che con i 600 euro neanche nell'attività, 600 euro personalmente ce li siamo tenuti per portare avanti questi due mesi che eravamo a casa, ma semplicemente per fare la spesa per mangiare. Adesso non voglio entrare e fare molto il colpo, però insomma ognuno ha la sua... Tu non vuoi fare polemica, però noi vorremmo capire dal vostro punto di vista quali sono i reali problemi che avete affrontato, conosciamo tutti, perché avete dovuto metterci nel vostro per andare avanti e per comunque continuare a pagare le spese che un'attività di questo genere comporta. Assolutamente. Non è polemica, è essere realisti, no, è raccontare come sono andate le cose e come stanno. L'emergenza economica sta andando avanti. E che cosa adesso vi serve come aiuto concreto per andare avanti? Io so che vi state rimboccando le maniche con grande coraggio e grande determinazione, ma che cosa vi serve per andare avanti e superare tutte le difficoltà che vi trovate ad affrontare? Certo, il discorso è prettamente economico adesso, è legato al Covid, purtroppo il lavoro è cambiato e c'è meno movimento, c'è meno gente, insomma il business è diminuito di una certa percentuale, penso per noi, ma penso di poter parlare per molti altri nostri colleghi che hanno un bar, un ristorante, e ormai penso che sia andato accertato di fatto che i numeri non sono più quelli che c'erano nel pre-Covid e di conseguenza i fatturati sono molto calati. È sempre un discorso economico, ovviamente calando il business non si riesce più a far fronte alle varie tassazioni, ai vari costi di gestione dell'attività. Di conseguenza il vero aiuto è economico, quello che ci serve, ma molto più intenso di quello che c'è stato dei 600 euro, che erano un tappabuchi molto misero, che non viene negato ormai a nessuno, 600 euro. Noi che comunque siamo almeno due decenni a lavorare in un'attività e quindi abbiamo pagato anche tra tasse varie molti soldi, ci aspettavamo un sostegno molto più intenso per i due mesi di chiusura totale. Non è arrivato, è arrivato qualche altro piccolo aiuto, ma ancora non necessario, non sufficiente. Quindi ci vuole molto di più per aiutare questi commercianti, le piccole e medie imprese che nonostante l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica stanno andando avanti. Ricordo che molte attività sono chiuse, moltissimi, si parla di 500.000, 800.000 posti di lavoro in tutta Italia, rischiamo di perdere da qui alla fine dell'anno. E ricordo anche che per queste attività lo smart working è deleterio. Quindi anche voi state subendo questo cambiamento? Assolutamente, io non so se questo cambiamento sarà positivo o negativo. Durante questa transizione sicuramente per noi sul territorio che viviamo di una vendita di impulso del momento, tutto quello che ci viene a mancare è perso, non lo recuperiamo più. Per cui noi abbiamo bisogno assolutamente
che gli uffici tornino al loro regime originale sostanzialmente, o comunque non così limitati drasticamente come ora, perché altrimenti la gente sta a casa e non consuma. Per noi è questo il problema. E comunque servirebbero, se posso dire una cosa, certo, nel mio piccolo potrei suggerire, che ne so, ci sono delle tasse, parliamo della tassazione sul reddito, servirebbe anche magari azzerare le tasse, visto che le tasse non sono state azzerate, visto che tutte le attività si sono ritrovate in un periodo così difficile a dover far fronte anche al pagamento delle tasse. Soprattutto tassazioni quelle fisse, tipo non so, lo spazio cura, lo spazio del Dior fuori, cioè non basta spostare i pagamenti o l'INPS. Prevedere di fare una moratoria per il 2020 e poi ragionare ancora sul 2021. Già questo sarebbe un buon sostegno a tutti voi. Io monitorerò la situazione insieme a voi, ti ringrazio per la tua testimonianza, torneremo sicuramente a verificare come stanno andando le cose. Buon lavoro Renato. Grazie Terry, buona giornata.